La stazione centrale di Milano è certamente uno dei luoghi più frequentati in Italia. Pensate che ogni giorno qui passano 320.000 persone, cioè quanto gli abitanti di Bergamo e Brescia messi assieme. Ciò significa che in un anno qui passano 120 milioni di persone. È come se passassero tutti gli abitanti d'Italia, non una, ma addirittura due volte e mezzo. Per la maggior parte di questi viaggiatori, la stazione è il punto di arrivo di un lungo viaggio o il punto di partenza. È il luogo di una separazione o di un incontro tanto atteso. E si è sempre di fretta, se non di corsa. La stazione, oltre ad essere un cardine per il nostro sistema di trasporti, spesso diventa anche una scenografia per un momento della nostra vita. E perché questa scenografia sia sempre più vicina alle esigenze e alle necessità dei viaggiatori e delle città, la stazione centrale verrà interessata da una complessa riqualificazione, un progetto da 120 milioni di euro. 20 dei quali dedicati soltanto al restauro faranno di questo simbolo di Milano non più soltanto un edificio, ma una nuova funzione urbana. Ma questo luogo in realtà è molto di più. È un luogo pieno di storia e di curiosità. Vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa c'è sotto i vostri piedi o lassù, sopra le volte? Partiremo alla scoperta della stazione e lo faremo esattamente come se si trattasse di un monumento, di un museo o di un sito archeologico. E vedrete quante sorprese! La stazione centrale di Milano si sviluppa ora su due livelli. Uno a livello strada, costituito da un lungo viale coperto dove normalmente arrivano i taxi, chiamato dall'architetto Ulisse Stacchini, progettista della stazione, Galleria delle Carrozze. Con i nuovi lavori, la galleria tornerà ad essere dedicata ai pedoni come collegamento tra Piazza 4 Novembre e Piazza Luigi di Savoia. Allo stesso livello, il primo ambiente interno della stazione è l'ampio atrio delle biglietterie. Da qui, grazie a scale mobili e scaloni, si arriva al piano superiore, la cosiddetta galleria di testa. Proseguendo, si accede ai binari. Ci troviamo ora a livello dei binari. Ed è proprio da qui che comincerà la nostra esplorazione. Quando venne realizzata la stazione, nel 1931, Milano era già diventata a pieno titolo la capitale economica del paese. E lo si voleva sottolineare. Già, ma come? Con qualcosa che colpisse e impressionasse qualsiasi visitatore o viaggiatore appena sceso dal treno. E allora ecco la soluzione. 5 immense coperture arcuate in vetro e acciaio. Pensate che quella centrale è la più grande mai realizzata in Italia. Ha un'ampiezza di 72 metri. Progettato dall'ingegnere Alberto Fava, questo complesso intreccio di archi, travi, giunti e colonne slanciate non fa assolutamente percepire il suo peso reale, che è, pensate, dell'ordine di quasi 10.000 tonnellate. Insomma, sopra le teste dei viaggiatori si trova un capolavoro dell'ingegneria e dell'architettura, un vero monumento nel monumento, silenziosamente sospeso da generazioni e che ha assistito alla partenza o all'arrivo non solo della gente comune, ma anche di persone famose. In queste occasioni la stazione di Milano si trasformava in un palcoscenico per piccoli eventi, diversi a seconda delle epoche. Solo per citarne alcuni, così partiva nel 1937 il Teatro alla Scala di Milano in tournée in Germania. Più di 20 anni dopo, nel 1958, in una cornice storica assai diversa, le cineprese hanno immortalato un'altra partenza, quella della principessa Soraya. Si potevano vedere persino dei fotografi arrampicarsi. L'anno seguente, nel 1959, a Milano,
arrivò la famosa attrice americana Kim Novak. Suo padre, negli Stati Uniti, era un ferroviere. E così l'attrice venne accolta con la più antica locomotiva delle ferrovie milanesi, tutta addobbata di fiori. Una volta scesi dal treno, il primo grande ambiente che si attraversa è la cosiddetta galleria di testa. È una vera e propria navata centrale della stazione di Milano. Lunga 215 metri, le sue volte raggiungono i 25 metri di altezza. E proprio da lassù, attraverso due grandi finestroni e 9 velari inseriti nella volta, scende una cascata di luce. Questa luce serve certo a illuminare la galleria, ma anche a dar vita ai marmi sulle pareti e ai mosaici sui pavimenti. In effetti pochi li notano, ma sui pavimenti ci sono dei veri e propri tappeti di pietra. E l'eleganza di questa decorazione appare in tutta la sua evidenza guardando dall'alto. Questo ambiente verrà restaurato e rivalorizzato con i nuovi lavori della stazione. Così apparirà la galleria di testa. Tutti i gabbiotti di vendita scompariranno e verranno trasferiti altrove. Alcuni mosaici verranno delicatamente spostati in nuova sede per lasciar posto a nuove scale e rampe mobili per i passeggeri. Andando oltre e scendendo di livello con queste scale, si accede a qualcosa che è forse ancora più impressionante. È l'immenso atrio della biglietteria. Pensate che è alto 42 metri, cioè mediamente quanto 3 condomini messi uno sopra l'altro. L'atrio della biglietteria ricorda molto gli enormi ambienti delle terme dell'antica Roma. E questo collegamento ai fasti dell'antichità era voluto nel progetto. Anche qui ci sono colonne, bassorilievi, che tra l'altro rappresentano proprio la storia di Roma, e marmi ovunque.